19esima di Premier League che trovate solo e sempre qui su Fox Sports, fermata al Casey Stadium dove l'Hull City ospita il Leicester fanalino di coda. Le Foxes però stanno migliorando, lo dimostrano alla mezz'ora quando a portare gli ospiti in vantaggio ci pensa l'algerino Riyad Mahrez. L'ex Le Havre si muove bene al limite dell'area, lascia partire un sinistro malefico che si infila tra McGregor e il palo. Ancora una volta determinante il 23enne tra gli uomini più in forma dell'11 di Nigel Pearson, Cenerentola della stagione di Premier. I padroni di casa ci mettono 77 minuti prima di mettere in crisi Ben Hamer. Due occasioni insieme nel giro di pochi secondi, prima il tiro di Livermore, si stampa sul palo. Poi subito dopo tocca al nuovo entrato Nikita Jelavic cercare il 7, sfiorandolo per pochi centimetri. La pressione delle Tigers continua a salire, ormai è assedio. Tuffo di Abel Hernandez che si stampa sul palo con il tap-in di Davis che viene in qualche modo deviato sulla linea da Drinkwater. La mano è attaccata al corpo, quindi tutto regolare, ma la disperazione dell'ex Palermo è giustificata. Sfortunati in questa occasione gli uomini di Steve Bruce. Tre minuti dopo la disattenzione che avrebbe potuto cambiare la partita. Il guizzante Ahmed El Mohammadi prova a partire sulla fascia con Cesky. Non ci pensa due volte, lo stende. Nessun dubbio per il signor Daoud, secondo giallo. Leicester in 10 uomini. L'esperto difensore non si capacita della decisione del fischietto di Stoke-on-Trent che però rimane irremovibile. In pieno recupero l'arbitro riequilibra però le cose. Nugent lanciato verso la porta, l'irlandese Quinn la prende chiaramente con la mano. Occasione da gol, rosso diretto. Partita decisamente brutta. Due squadre il cui bisogno disperato di punti contrastava con la mancanza di fiato. Alla fine per assegnare i tre punti basta il gol di Mahrez al Casey Stadium, finisce al City 0, Leicester City 1.